Buongiorno a tutti e un buon venerdì in diretta insieme con Metropolis. Saluto subito qui accanto a me Oscar Strano della Lega, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei sempre più magro. Sto andando avanti con la cura. Basta, sì. adesso è troppo. Mi sono stabilizzato, sì? In realtà, però ho iniziato a fare moto e quindi il metabolismo accelerato. È incredibile, allora però non vi faremo più vedere il prima e il dopo, no, basta. Adesso ormai ci siamo abituati a questo tuo cambiamento salutista. L'importante è che sia salutista, assolutamente, che si stia bene con se stessi. Nel mentre, subito l'appuntamento quotidiano, lo sapete, a quest'ora alle 12:15 puntuale con il santo del giorno. Vediamo oggi è Sant'Evaristo, Papa e Martire. Ne abbiamo un'immagine, quindi un santo pontefice che chiuse i suoi giorni coronati dal martirio che subì per ordine di Traiano nell'anno 121. Diciamo che le sue sacre spoglie furono deposte poi sul Colle Vaticano presso la tomba di San Pietro, quindi insomma non una cosa da nulla. Ecco perché questo noi lo ricordiamo, Sant'Evaristo, appunto, pontefice. Adesso addentriamoci in una giornata per noi importante, perché parliamo ovviamente della manovra finanziaria. Allora, sicuramente è un argomento difficile, complesso, che insomma va anche capito bene. Quello che sappiamo è che ha dei punti che sono i punti più popolari sui quali si sta creando un po' il nocciolo della questione. In particolare partiamo da quello dell'affitto, nel senso che c'è un cambio che vorrebbe incentivare quello che a tutti noi sta a cuore, cioè pagare meno d'affitto, no? Se gli Airbnb, quindi questi, che poi non è che ce la prendiamo con la piattaforma, chiaramente, diciamo che se il meccanismo di affittare su varie piattaforme, di cui quella è la più nota, hanno incrementato e aumentato i prezzi, perché chiaramente prima tu affittavi al mese, avevi un forfait, adesso affitti al giorno, ci sono giornate particolari a Milano, c'è cioè il Salone del Mobile, e quindi di fatto quello che prima pagavamo, 700 euro al mese, adesso è diventato un 700 euro al giorno. Per chi deve viverci e lavorarci poi è diventato difficile. La cedolare secca è passata dal 20 al 26%, vuol dire che chi affitta così avrà più tasse. Questo è un aiuto, secondo te, per disincentivare? Sul tema degli affitti, io peraltro sono particolarmente sensibile al tema dell'affitto popolare, quindi di quella fascia che non riesce a cedere a questo mercato immobiliare, che nelle grandi città, Milano ad esempio, è molto dinamico e negli ultimi anni ha portato a una concentrazione di popolazione temporanea che ha fatto, nella normale legge di mercato, aumentare i prezzi degli affitti, perché la domanda è molto alta e l'offerta di alloggi, malgrado una città in espansione, non si è sviluppata al pari della domanda, e quindi il mercato ha voluto aumentare con gli affitti brevi di cui abbiamo parlato. Io non sono convinto che il limite agli affitti brevi sia la risposta a un mercato bloccato. Io penso anzi che vada stimolata l'offerta di alloggi e di alloggi pubblici, perché quello che noi non consideriamo è che la classe media, che tendenzialmente era una volta i piccoli proprietari di appartamenti, eccetera, eccetera, quella classe media si è trasformata negli anni e oggi quella classe media sta nella fascia, non dico popolare, ma di mezzo, che non riesce a cedere al libero mercato, ma non ha i requisiti per stare nel mercato popolare. Quindi, questa è una piccola critica che faccio alla mia maggioranza, se si crede che tassare di più la proprietà, anche se il mercato degli affitti brevi va regolato, si pensa che questa sia la risposta a dare più offerta di alloggi, secondo me è una risposta un po' pressapochista. Servirebbe invece fare un tavolo permanente con i comuni per trovare il modo di far costruire alloggi di canone concordato, come Milano, ma anche altre metropoli, sta timidamente iniziando a fare, sul quale però anche lì manca una disciplina comune e unitaria. È vero, tu ti occupi tanto anche di case popolari, però insomma stiamo parlando sia di quella fascia, ma anche di quella fascia media che insomma, tu dire, in pratica non esiste più di fatto, perché non può media, permettersi nell'uno né l'altro. Quella fascia media che è esclusa per i requisiti reddituali da l'edilizia residenziale pubblica, ma non può accedere al libero mercato perché con i mutui proibitivi, con i costi proibitivi delle grandi città ha difficoltà, e parliamo di milioni di famiglie.
possibile. Assolutamente, infatti tanti ci stanno già scrivendo, ricordiamo sempre che appunto vogliamo i vostri messaggi al 335 575 4525. C'è collegata con noi Elisabetta Strada, ben trovata, buongiorno. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere. Anche per me, anche per me, anche se sei molto virtuosa, fai molto intelligenza artificiale con la postazione. Poca intelligenza, no, molto artificiale. tanta grazie per essere qui collegata con noi. E appunto il nostro titolo dice: la manovra finanziaria che fa un po' litigare anche il governo. E adesso, a parte il litigio in sé, però strano, ci stava dando qui in studio un po' questa visione, ovvero che per esempio siamo partiti dall'analizzare questa cedolare secca che vorrebbe aiutare, no, a lasciare alcune case poi per tutti e non soltanto agli affitti brevi, però di fatto non aiuta, probabilmente non accontenta ancora nessuno, né chi voleva la tassa maggiore come in altre città, né chi vuole affittare. È un po' un contentino, una via di mezzo. No, sì, a me fa ridere perché questo governo ha dichiarato per anni: abbassiamo le tasse, le lasciamo, liberiamo tutti, anzi le tasse sono una cosa brutta, eccetera, e poi come prima manovra di fatto aumenta le tasse. Detto questo, io non credo che sia molto furbo aumentare la tassa anche sugli affitti brevi. Cioè, io capisco benissimo che c'è un problema di regolamentazione, bisogna intervenire. Ad esempio è stato richiesto che gli affitti brevi, ad esempio sulle piattaforme tipo Airbnb, devono almeno, anche in alcune città tipo Milano, devono almeno garantire, se non sbaglio, 3 giorni, 3 notti, perché sennò non possono essere. Quindi queste formule secondo me possono essere pensate. Ma aumentare una tassazione sulle case, quando di fatto, comunque sia, c'è un nero dietro, no? Negli affitti brevi si cerca anche di non fare. Aumentare una tassazione ti porta sempre di più a agevolarti, perché comunque sia una gestione di una casa. Si dice? Cioè, stai litigando col microfono, Elisabetta, ti sentiamo un po' cacchiare. Sì, tu dici alla fine incentiva il nero? Stai dicendo questo? Incentiva assolutamente il nero, oppure non incentiva ad affittare. Cioè, se noi vogliamo aprire e dare più spazio agli affitti, anche non brevi, ma verso gli studenti o tutte quelle categorie, eccetera, più aumentiamo le tassazioni, anche sia più aumentiamo l'IMU, più aumentiamo la tassa, più aumentiamo tutte queste cose, meno le persone affitteranno o affitteranno in modo regolare. Questo è un altro dato di fatto, nel senso che non possiamo fare finta che gli affitti non ci siano, non ci siano in nero. A quel punto qual è la soluzione immediata? Che se uno alza le tasse, poi dall'altra parte favorisce chi non vuole pagare, un po' come con le colfe e con le badanti, no? Per cui poi sono aumentati così tanti i contributi e i prezzi che era giusto da una parte, però poi nessuno li ha più assunti. No, ma io ribadisco quello che ho detto all'inizio, sono contrario come impostazione a fare ciò che stiamo facendo bene, cioè liberare i lavoratori e le famiglie dall'eccessivo peso di un fisco che, come ricordava anche Elisabetta Strada, come centrodestra da anni critichiamo il peso eccessivo appunto della tassazione su imprese e famiglie. Sono quindi stupito anch'io di questa impostazione che va con non diciamo così, come si faceva in passato, ad appesantire su tutti, se va a colpire certe categorie, tipo i proprietari di casa, di altri fardelli di cui oggettivamente non ce n'era bisogno. Sul tema dell'affitto in particolare, io dico che questa proposta, che peraltro, ricordo sommessamente, era contenuta in un disegno di legge presentato dalla segretaria del Partito Democratico Schlein proprio sul tema degli affitti brevi, e il PD ha lanciato in tutte le città crociata contro la proprietà e contro gli affitti brevi, chiedendo appunto di tassare tramite cedolare secca. Quindi il governo di centrodestra, in cui mi riconosco e che sta facendo bene da tanti punti di vista, ha secondo me fatto un'apertura eccessiva a una proposta che è tendenzialmente di sinistra. Quindi secondo me ha sbagliato in questo, ad ascoltare la sinistra. E non ha ascoltato bene. E
non ha ascoltato la sua base, più che Lega e Forza Italia, la base che ha votato questo governo si aspetta una forte riduzione del carico fiscale, ma non a spese di qualcun altro, riorganizzando la spesa pubblica di questo paese, che è una spesa assolutamente fuori controllo. Parliamo di 1.000 miliardi che oggettivamente finiscono spesso in spese improduttive. Allora andiamo a colpire le spese improduttive. Sugli affitti ribadisco quanto detto all'inizio: la strada di una regolamentazione del settore è necessaria, perché era impossibile pensare che alcuni proprietari facessero concorrenza di fatto sleale alle strutture alberghiere senza gli stessi oneri. Quindi indubbiamente c'era una questione regolamentare da sanare, ma andare a penalizzare con lo strumento coercitivo delle tasse è, secondo me, la strada sbagliata. Va incentivata l'offerta anche con i comuni che hanno dei terreni e che possono dare a prezzi simbolici a soggetti del pubblico e privato, che stimolino la creazione di alloggi abbordabili, perché l'offerta e i prezzi anche del canone privato e quindi del libero mercato si abbassa se l'offerta cresce. Nelle città c'è una concentrazione di domanda e una scarsità di offerta. Ecco, e poi dobbiamo aggiungere, Elisabetta, che tra le manovre ci sarebbe una tassa per chi vende case ristrutturate con il 110%. Quindi, siccome c'è una plusvalenza, si è deciso di tassarla. Anche qui è sicuramente un po' una manovra un pochino complicata, però non è facile da capire che sta penalizzando chi ha usufruito della manovra del governo precedente, di fatto. Certo. E questa è un'altra delle cose. La mia domanda che mi sono posta è: anche gli appartamenti, io non ho letto il testo di legge, quindi ho letto solo, dichiaro questa ignoranza, però leggendo i quotidiani mi sono chiesta: ma se viene ristrutturato il mio condominio col super bonus, poi io vendo un mio appartamento e vado lì, cioè cornuta e mazziata. No, io penso che stia riferendosi alle case autonome, no? Allora, posto che dobbiamo dare una notizia, noi stiamo discutendo di un testo che in realtà non è ancora arrivato nelle commissioni alle Camere, nella Camera e in Senato. Parliamo di bozze che stanno girando e di cui la stampa giustamente se ne sta occupando. Beh, perché a volte l'opinione pubblica fa anche cambiare un po', infatti, quindi è giusto parlarne. Infatti io mi auguro che parlandone così tanto, anche sulla tassazione IVA ad esempio, sui prodotti dell'infanzia e sui prodotti diciamo così necessari per le donne, io spero che anche lì ci possa essere una correzione di rotta, perché al di là di destra, sinistra, opposizione, maggioranza, io penso che tornare indietro, cambiare ogni anno impostazione rende confuso il metodo di governo di questo paese, al di là che lo governi la destra e la sinistra, e secondo me è un metodo sbagliato. Quindi io spero che ci sia ancora la possibilità di correggere quello che diceva Elisabetta Strada prima, è sacrosanto. Adesso io sono contrario a come è stato prorogato il super bonus e i danni finanziari che ha creato ai nostri conti pubblici, e però sembra quasi una vendetta, certo, quella di dover tassare chi ha beneficiato di una misura del governo, che poi fosse un governo di centrosinistra prima, adesso c'è un governo di centrodestra, non si può fare avanti e indietro. Quindi spero che non si può fare a posteriori perché io che fiducia devo avere, Elisabetta, nel governo prossimo, quando mi dirà usufruisci di questa un nuovo 110? No, le regole le devi mettere prima di iniziare, cioè non puoi porle dopo e farle retroattive. Cioè, allora, se si decidesse di seguire questa strada, si dica da oggi in poi chi fa le ristrutturazioni con super bonus sappia che. Ma non posso dire, guardate quelli che hanno fatto fino adesso, ma pensiamo anche tutte queste ristrutturazioni, ad esempio le persone che hanno goduto di questi bonus anche nelle zone terremotate, nella ricostruzione del centro Italia o posta alluvioni, perché hanno usufruito anche di queste super bonus. E cosa fai? Cornuti e mazziati anche loro, cioè li massacri ancora. Poi volevo riprendere un tema sull'incremento dell'IVA sui prodotti dell'infanzia, che questo trovo che sia una follia. Allora, finiamo un attimo, chiudiamo un attimo le case, così poi andiamo anche in pubblicità. C'è anche un saluto all'IVA dimezzata per le case green, quindi chi fa questa svolta green, che pare proprio un attacco all'ecologia, che è quella più promossa dalla sinistra, ma che non dovrebbe avere un valore politico, no? Beh,
Però Dovrebbe, sì. quella è coerente con lo stop, del provvedimento che stava discutendo il Parlamento europeo, quindi quello si sta attendendo che quella misura, quel pacchetto di aiuti e di agevolazioni per chi sta, come dire, adeguando il proprio patrimonio alle nuove, e giustamente io dico, nuove normative europee, abbia un pacchetto complessivo a livello comunitario. Quindi quello in realtà è uno stop dettato da un rallentamento del provvedimento. Siamo in scadenza, sappiamo che voteremo le europee l'anno prossimo, quindi credo che quel pacchetto sarà fatto nella prossima legislatura, quindi da questo punto di vista è concepibile in questa forma. Sul resto, ripeto, stiamo parlando di una bozza e che, come ricordavi tu, Stefania, tendenzialmente si mandano varie bozze prima ai giornali per sondare l'opinione pubblica. Io mi auguro che sia lo stesso metodo e che non stiamo parlando di una cosa fatta e finita, anche se ci sono delle anomalie, come quelle di cui parleremo dopo la pubblicità, che anche a me, che sono come dire, un esponente del centrodestra, danno molto fastidio. Allora ne parleremo tra poco, vi aspettiamo. Grazie per l'attesa, andiamo subito col nostro appuntamento con le previsioni meteo. Devo dire che grazie a voi ormai il mio abbigliamento è perfettamente idoneo ad ogni pioggerella. Ieri proprio all'orario stabilito a Milano è iniziato a pioggerellare. Ben trovato, Nikos. Ciao, ciao Stefania, ben trovati a tutti voi. Sì, diciamo che l'orario più o meno c'era, quindi Sì. siamo stati precisi. Ormai comunque bisogna dire che la meteorologia sta facendo veramente dei bei passi avanti. La situazione è Assolutamente. questo weekend, sabato, la No, no, giornata partiamo migliore. dalle prossime ore che dobbiamo ancora affrontare il venerdì, eh? Cioè, vedo. Ah, guarda, un bel venerdì, quindi questa sera chi avrà le forze può uscire. Oh. Bel tempo anche a Milano, non prevediamo piogge, quindi insomma tardo pomeriggio e serata cieli stellati e proprio nuvolosi, quindi bel tempo. Sta Domani fantastico. idem, la giornata migliore di questo weekend, se volete andare da qualche parte, non perché voglia fare l'agenzia viaggi, ma insomma per chi vuole approfittarne, dopo una settimana di piogge e di Eh sì. lavoro e sabato bel tempo, temperature anche di 20-21 gradi ogni pomeriggio. Lo dico perché domenica tornano le nuvole, quindi già domenica mattina via via nuvole in aumento, domenica pomeriggio qualche debole occasionale precipitazione già tornerà anche a Milano e poi soprattutto lunedì intensa ondata di maltempo a nord-ovest con precipitazioni copiose e abbondanti dappertutto, anche la Lombardia non sarà risparmiata ma saranno aggiornati lunedì di severo maltempo con piogge dappertutto appunto. Allora, ma soprattutto tra sabato e domenica dobbiamo anticiparlo che cambierà l'ora, quindi dobbiamo Esatto, cambiare. sì. Esatto, ci sarà l'ora solare, si torna nell'ora solare, quindi finisce quella legale, si va in quella solare e dalle 3 porteremo indietro il lancetto di un'ora verso le 2 e si guadagna un'ora di sonno che non fa mai male, quindi evviva. E poi soprattutto perderemo un'ora al tramonto, viene buio prima, però al mattino quando usciremo alle 7, 7 e mezza ci sarà luce, quindi lunedì sicuramente ci sarà più luce. Al mattino presto. Ecco, io ho scoperto che c'è la regola del 3-2-1 cambia quando cambia l'ora, ovvero che bisogna mangiare 3 ore prima di andare a letto. Aspetta che ho preso appunti. Smettere di lavorare 2 ore prima di andare a letto e smettere di usare dispositivi elettronici 1 ora prima, perché molti italiani vivono questa cosa come una sorta di mini jet lag. Quindi bisogna farsi Sì. trovare pronti. Sì, è vero, in realtà queste cose servono da fare tutto l'anno, soprattutto in cellulare. Addirittura leggevo che il calciatore Cristiano Ronaldo alla sera dopo mangiato, prima di dormire, non usava un'ora e mezza prima, spegneva tutti i cellulari, Vedi? dispositivi, display, un'ora e mezza prima per riposare bene. Quindi questo cellulare è vero, serve da fare sempre, anche se in realtà spegniamo il cellulare proprio per dormire. Hai Comunque è ragione. vero, però dai, questa volta si dorme un'ora in più, quindi non penso che si patisca come quando c'è il cambio in primavera con Hai l'ora legale. ragione, hai ragione. Grazie Nikos, un saluto. Ciao, buon weekend a tutti Buon voi. weekend. Vedi che le regole di Cristiano Ronaldo sono sempre Sono molto utili. interessanti perché lui è un guru della salute fisica e beh, poi è il ritratto della salute, però piange anche bene, no? Quando non sta. Esatto. Anche la televisione devi spegnere un'ora prima.
Eh no, è Telenova, no, va tenuta accesa tutta notte. Poi... No, è vero, i dispositivi, i telefoni ti tengono comunque con la luce sveglia. Tra l'altro, mi ricordo che quando si parlava tanto di crisi per iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, tra appunto gli suggerimenti c'era stata quella di uno studio molto importante che diceva di non cambiare più l'ora, perché questo cambi di ora, seguendo l'ora, diciamo, sbagliata a questo punto, ci tengono accese molta di più elettricità, che sommato su tutti gli italiani produce una grande quantità. Chissà se un giorno non faremo più questo cambio, chi lo sa. Intanto lo fanno chi ha i telefoni nuovi, lo fanno loro tra le due e le tre. Infatti. È proprio chi ha la sveglia che deve spostarla. Va bene, torniamo a noi, perché dobbiamo anche prepararci a questa legge che appunto strano diceva è una bozza, però cioè, in base a cosa sondiamo a volte strada l'opinione pubblica su cose che ovviamente sono sembrate a volte banali a tutti voi due che rappresentate due partiti diversi, cioè da una parte c'è comunque la Milano Civica, dall'altra c'è la Lega, eppure vi siete trovati in accordo su alcune cose, tipo penso, non lo so, ditemelo voi, l'IVA ai pannolini. Prego, ti ho interrotta prima, cioè l'IVA ai pannolini raddoppiata, quindi gli alimenti per i bambini e gli assorbenti, che sono cose che ovviamente dovrebbero incentivare. Allora, trovo che sia una follia. Noi anche a livello sia comunale ma anche regionale avevamo votato proprio per l'abbassamento dell'IVA sugli assorbenti delle donne, sui pannolini. E io ho sempre fatto anche un altro ragionamento, cioè noi dobbiamo da un lato incentivare le nascite, perché abbiamo tutto questo problema della, no? E molte famiglie italiane fanno anche pochi figli perché poi è costoso, cioè fanno fatica. Allora tutti questi dispositivi, diciamo, che sono necessari, ma necessari addirittura, io credo che dovrebbero rientrare anche all'interno del sostegno sanitario che viene dato, no? Quindi come se ci fossero dei ticket e si potrebbero fare delle esenzioni. Io avevo fatto una proposta anche con il consigliere regionale che era passata, era stata votata con unanimità, anche di non solo ridurre l'IVA, ma anche di considerare delle donazioni di pannolini di latte in polvere, ad esempio, a tutte quelle realtà come le comunità che accolgono i minori. E il ragionamento che io ho sempre fatto è perché i pannoloni per gli anziani vengono passati dal servizio, dal sistema sanitario, e i pannolini per bambini, che sono esattamente la stessa cosa, sono in due fasce di età diversi, gli assorbenti femminili e il latte in polvere, che è un alimento necessario. A volte le mamme non riescono a lattare, ci sono bambini che vengono allattonati, cioè perché non vanno con l'ISE e seguono un regime? Perché come se fossero dei presidi sanitari anche loro. Quindi arrivare addirittura, cioè dal mio punto di vista andrebbero donati, soprattutto in alcuni casi, dati gratuitamente in altri, e però ragionare proprio all'opposto, che vai a aumentare l'IVA, cioè proprio non ci siamo. Perché la Meloni dice che di fatto non, questi prodotti non hanno subito un abbassamento uguale all'IVA, nel senso si è tolta l'IVA e quindi a noi è percepito che costassero meno, però poi sono rimasti comunque di prezzi veramente alti. Tra l'altro, giustamente Strada dice, per che differenza c'è tra la traversina per l'anziano, il pannolone per l'anziano e quella per il bambino, considerando che anche quella a volte non basta, perché poi chi li ha usati ci dice, ci fa sapere che purtroppo non è raro che venga a mancare un anziano e che tutti quelli già acquisiti vengano donati ad un altro perché non bastano. Sì, no, ridimensioniamo la cosa. Allora, il governo Meloni l'anno scorso ha portato la tassazione di questi prodotti, ritenuti giustamente essenziali, dal 10 al 5%, mentre fino a poco fa erano tassati al pari di ogni altro prodotto con l'IVA a regime normale, quindi parliamo di 22%. Quindi c'è stata un'ulteriore riduzione rispetto a quanto aveva fatto il governo Draghi. Questa riduzione al 5% a livello di mercato non ha comportato quella riduzione del prezzo che era invece auspicabile nella misura presentata. Sì. Ora, come detto prima e come ribadito anche adesso, io sono convinto
che il tornare al regime del 10%, che vuol dire comunque ancora un regime agevolato, non è che si torna al regime di prima, è un regime agevolato, ma non comporterà il prezzo fisso, nel senso che il prezzo inevitabilmente aumenterà. Questo è un problema di concezione del libero mercato, evidentemente, perché se noi crediamo che con un decreto si possa condizionare l'andamento di alcuni prodotti che non sono diventati solo essenziali, ma sono diventati dei prodotti che, come tutti, rispondono alla legge del mercato, e quindi sono chi li produce e chi li vende che dette i prezzi rispetto a quello che si vuole acquistare. Quindi questa misura, ripeto, che secondo me deve essere corretta, perché porterà a un aumento dei prezzi, il che non vuol dire che il governo non stia incentivando le politiche per la natalità e il sostegno alle famiglie, perché tendenzialmente questa manovra è una manovra di alleggerimento per il ceto medio, per le famiglie, e ci sono delle innovazioni molto positive sul fronte anche degli asili, anche per i secondigeniti. Quindi c'è un investimento sulle famiglie, c'è un investimento sui lavoratori e i redditi medio-bassi, quindi c'è un giusto senso finalmente che si dà alla classe media. Ci sono delle distorsioni irrilevanti, perché parliamo appunto non di un ritorno al 22% di IVA, parliamo di un ritorno a un regime protetto che però non ha comportato quella riduzione del costo che era invece auspicabile. Io mi auguro che ci sia una correzione, perché l'effetto sarà opposto. Però il governo Meloni ha confermato una sensibilità, anche spinta dalla Lega chiaramente, su questi temi. Bisogna fare molto di più, certo. Dopodiché ricordiamo una cosa, poi mi taccio. Questa manovra parte con tassi di interesse più che duplicati negli ultimi anni, raddoppiati dalla politica monetaria della BCE, necessario o non necessario, indubbiamente però i tassi di interesse costano molto di più oggi, e da quei crediti incagliati e che il governo si è impegnato a sbloccare del super bonus, che doveva costare 30 miliardi e ne costa forse quasi 90. Quindi ci sono delle questioni che vanno dette, altrimenti ci prendiamo in giro se non diciamo che questa manovra... Tieni lì le tue considerazioni un attimo, Elisabetta, vado un attimo in fascia pubblicitaria, dopo leggiamo anche i vostri messaggi, tra poco. Andiamo a leggere i vostri messaggi. Ma ci hanno levato 20 euro di canone Rai, dice Lara. E poi non nascono più i bambini, dice Marica. E ancora Romeo, nei paesi evoluti e progressisti gli assorbenti sono gratuiti, cosa più che normale visto che sono un dono della natura, mentre nei paesi medievali come l'Italia si aumenta l'IVA dal 5 al 10%. E poi, meno male che vogliono incentivare le nascite, grazie Meloni, una madre, insomma, fermi tutti, se aumenta l'IVA è colpa ovviamente della sinistra e dei governi precedenti. È bella questa manovra, insomma, questa cosa dell'IVA non è proprio piaciuta, e mi chiedo anche se poi la manterranno oppure no, secondo te, perché visto che dicevamo è una bozza uscita proprio per anche sondare un po' quali sono gli umori, se dovessero mantenerla ovviamente è un messaggio ben definito, se invece dovessero cambiarla come gli è venuto in mente prima. Ma io ho sentito la presidente Meloni ieri in Senato, mi pare che su questa manovra, quella dei prodotti dell'infanzia, questa misura, ci sia la convinzione che, avendo sbagliato le previsioni l'anno scorso, il ritorno al 10% sia necessario. Non sono d'accordo, lo dico con chiarezza e con onestà, non vedo il dramma di cui stiamo parlando, perché ripeto, parliamo comunque di un regime agevolato, rimangono prodotti essenziali con un regime agevolato più alto rispetto all'anno scorso che fece il governo Meloni. Quindi non parliamo di una cosa fatta da un governo precedente, parliamo di un'inversione di rotta, secondo me sbagliata nei calcoli, fatta dallo stesso governo. Spero ci sia margine per correggerla, ma ribadisco il concetto che tendenzialmente questa manovra va a alleggerire il carico fiscale sulla fascia che sta soffrendo di più questa circostanza internazionale devastante, perché tra la guerra in Ucraina prima, il Covid ancora prima e adesso la guerra in Israele e in Palestina, chiaramente tutto, dal petrolio, dall'inflazione eccetera eccetera, va a pesare soprattutto sulle tasche di chi già faceva fatica
prima ad arrivare alla fine del mese, figurarsi oggi. Scrivono da casa, ma pensiamo alla Meloni tra 4 anni, che sono già, sai, chissà come ci rovina, occhio al popolo, nel senso che insomma vede che andando avanti così la telespettatrice non si sente tranquilla. Insomma, appunto, dicevamo, parte saliente di questa manovra è sicuramente la parte degli affitti, in particolare ci si è concentrati su quegli affitti brevi che stanno un po', secondo molti, rovinando il mercato, aumentandone la tassa. Dall'altra parte però c'è quella realtà che vi abbiamo raccontato degli affitti a Milano, in particolare si parte parlando degli studenti che sono un po' obbligati a venire, se vogliono, a facoltà milanese, a trasferirsi in città. E abbiamo riscontrato, proprio raccogliendo delle informazioni questa mattina, una differenza di visioni tra due giornali, e ve la vogliamo presentare così come l'abbiamo trovata. Allora, partiamo dal Corriere della Sera e dai suoi dati. Allora, o da Repubblica, vediamo un po' cosa la regia. Corriere, eccola qua. Studenti, il caro affitti non svuota le università. Stabili le immatricolazioni, Milano resta attraente. Quindi la visione del Corriere della Sera è che, nonostante il caro affitti, nonostante queste stanze addirittura 650 euro al mese, gli alloggi sempre più cari, comunque dalla statale ci dice che l'offerta di nuovi corsi di laurea è uno dei segnali positivi del sistema, appunto, degli atenei. Poi vediamo cosa ci dice Repubblica, perché abbiamo più o meno una giornata di dati e resoconti. Effetto caro affitti, si ferma la corsa delle matricole nelle università milanesi. I nuovi iscritti scendono tra l'1,5 e lo 0,5, ma con punte del meno 14... adesso non leggo bene, perdonatemi, tra chi arriva da altre regioni. La statale dice che è un segnale da non sottovalutare. In pratica, si ferma o non si ferma? Da che parte la prendi sta di fatto che noi abbiamo il dato degli affitti, del dato degli affitti molto alti, anche e soprattutto per gli studenti, e al di là di chi se lo possa permettere o no, sta di fatto che c'è anche tutta una fascia di lavoratori che sta trovando difficoltà. Allora, come fare? La politica ha dato poi dei riscontri, perché quando c'è stata la protesta in tende là c'era il capannello anche dei politici, poi però pare che siano spariti tutti. Ah certo, ma questa Repubblica e Corriere dimostrano plasticamente come uno stesso dato può essere letto in maniera diversa, dipende da chi lo legge sostanzialmente. Sì. E il Corriere dice che è un dato più o meno che conferma i valori post-Covid, mentre Repubblica dà un tono eccessivamente, a mio giudizio, catastrofistico. È chiaro però che il tema affitti legati agli studenti sia un tema da affrontare. Non è un'emergenza come qualcuno tende a dire, nel senso che l'andamento a Milano in tutte le epoche è stato più alto rispetto alle altre città, perché Milano è una città che attrae e attrae molta popolazione temporanea, non solo gli studenti, e questo comporta, come abbiamo detto all'inizio, dei canoni di mercato più alti, perché c'è più domanda a fronte di un'offerta scarsa. Io penso che qui i comuni abbiano delle grandi responsabilità, e non dico i comuni in quanto il comune di Milano è amministrato da Sala e quindi è colpa di Sala. Io penso che i comuni dovrebbero fare tutti un atto di coraggio e dedicare più area allo sviluppo di studentati, ad esempio, oppure nel patrimonio abitativo pubblico dedicare degli alloggi, più alloggi agli studenti, ma creandone degli nuovi, non sottraendo gli alloggi alle graduatorie di famiglie e di singoli o lavoratori che hanno bisogno di una casa popolare in maniera stabile. Bisogna stare molto attenti, perché l'operazione che sta facendo il Comune di Milano di sottrazione del patrimonio abitativo, che resterà uguale in termini assoluti, dalle graduatorie verso gli studenti, comporta che meno famiglie iscritte da anni alle graduatorie avranno possibilità di accedere agli alloggi popolari. Quindi bisogna stare molto attenti. Su questo il governo, su cui si sta tenendo tiepido, perché lo spazio di manovra di bilancio è molto poco, io penso che debba istituire con i comuni un tavolo permanente di riflessione. Ci sono tante aree che i comuni hanno e che possono essere destinati a un valore simbolico a questi soggetti che realizzano housing sociale. Ecco, questo non si fa da tempo, perché si è preferita l'offerta privatistica.
Adesso sentiamo un attimo la strada, poi ti faccio concludere, perché su questa, diciamo, input anche il PD insieme alla lista Calenda da anni in Campidoglio aveva proposto, per esempio, degli alloggi agli studenti per i beni confiscati alle mafie, che era un altro esempio. Certo, sono soluzioni. Noi vi rimandiamo però un altro articolo, così lo commenti con noi, Elisabetta, di una stanza, la stanza di quale parliamo nel nostro titolo, a 650 euro al mese, che non è un'eccezione ma è anche la regola. Cifre assurde, impossibile studiare fuori sede, ma ci sono anche discriminazioni di genere, razzismo e contratti in nero. Quindi questa ricerca segnala proprio tutte le storture del mercato e appunto sottolinea come poi le risposte della politica Grazie. Sì, no, ma esatto. Allora, questo è un tema, e un tema anche urgente da affrontare. Allora, se vogliamo essere onesti, dobbiamo anche dichiarare che sono state fatte delle politiche ad oggi. Ad esempio, pensiamo a tutta l'area ex Expo, che verrà, no? Quindi dove avremo anche il trasferimento dell'università e c'è in previsione anche lì di costruire. Pensiamo alle aree ex scali ferroviari, tutta la zona di Porta Romana, eccetera, no? Post Olimpiadi ci saranno alloggi per studenti, quindi ci sono delle strategie. Il problema è che sono delle strategie non a lungo termine, direi eterne, cioè i nostri studenti fanno tempo ad andare in pensione, anche se continuano a posticipare. Forse neanche quello, ma a cambiare paese sicuramente. Un incubo. Detto questo, la situazione è ingestibile, nel senso che è difficilissimo potersi mantenere fuori sede e diventato veramente, cioè adesso 600 euro, ma anche 500 una stanza, cioè siamo studenti, come si può? Ma io penso anche a tutte quelle categorie, non solo di studenti, ma io penso agli infermieri, tutti i sanitari, i medici, noi vogliamo che vengano a lavorare a Milano e Lombardia perché abbiamo carenza di personale, però poi non ce lo si può permettere, perché comunque gli stipendi sono bassi per tutti e quindi il costo della vita a Milano, gli insegnanti, no? Il costo della vita è talmente alto che non ce lo si può più permettere, cioè quindi ci sono insegnanti che si affittano le stanze nelle case perché non possono permettersi la casa. Cioè, tra l'altro sono triplicati gli sfratti, quindi questo si, anche per chi affitta, non è sicuramente un segnale che fa stare tranquilli, perché se io so che sono triplicati vuol dire che quando affitterò avrò gente dentro che non mi paga. Noi come fondazione gestiamo delle famiglie di ucraini, no? Li accompagniamo, cioè le mamme ucraine che sono qua non riescono a trovare l'affitto perché nessuno vuole affittare a chi ha minori, perché poi appunto non li mandi più via se hai bisogno dell'appartamento, non hanno i permessi di soggiorno rinnovati a lungo termine, cioè quindi è tutta una tematica che va affrontata. Allora innanzitutto bisogna fare delle politiche oggi, non solo a lungo termine, che per fortuna ci sono, perché è uno dei pochi argomenti che viene affrontato a lungo termine, perché altre strategie politiche su altre tematiche, penso all'ambiente, questa roba qui, non c'è una lungimiranza. Ma detto questo, bisogna fare degli interventi oggi. Allora oggi che cosa puoi fare? Puoi intervenire innanzitutto su tutte le abitazioni vuote di edilizia popolare, e queste ci sono ancora tantissimi appartamenti vuoti, ci sono tanti appartamenti sotto soglia, come si dicono, che sono un po' più piccolini, no? Questi li puoi aprire ad esempio ai giovani, eccetera, non puoi mettere una famiglia che è in lista d'attesa, quindi magari da anni, quindi non vanno sottratti a chi è in lista d'attesa, però puoi fare delle politiche appunto di rimessa in circolazione di abitazioni che esistono già e che sono anche vuote, quindi diciamo tutte le case anche di Aler, nel patrimonio Aler ce ne abbiamo tante, alcune case MM ci sono, i beni confiscati alla mafia, ma anche delle politiche di agevolazione per chi ha degli appartamenti liberi in Milano. E se io gli aumento, perché pensiamo un attimo, che affittare uno studente è un affitto breve, perché non affitto 4x4 la cedolare secca, sono comunque affitti brevi. Allora se io voglio tenere basso l'affitto devo fare delle politiche di agevolazione su questo, perché sennò io proprietario
di una casa, non mi conviene. Eh certo, perché poi bisogna anche vedere cosa conviene. Certo, infatti Oscar, strano, ci sono dei giovani che hanno pensato a una propria soluzione, cioè di andare a vivere in camper, e non è una cosa irreale, ma che sta succedendo. Molti, diciamo quelli che possono permettersi di lavorare in maniera digitale o che sono autonomi, quindi, o che sono artisti piuttosto che non hanno comunque un ufficio in cui timbrare, hanno deciso di prendersi questi camper che sono esentasse, perché comunque il camper non paga l'IMU, non paga una serie di tasse fisse, costa dai 25.000 euro usato ai 45 quello nuovo, quindi non ha i costi della casa. E ci si può muovere, quindi a differenza di avere dei prezzi fissi come a Milano, per cui il panettiere sai che ormai ti costa quella cifra, ti sposti in un'altra città e risparmi. Più camper per tutti. Più camper per tutti, c'è una soluzione che però ci riporta a una vita nomade. In alcune c'è cose... anche l'air camping. Che cos'è che è? Cos'è? Spiegateci. L'air camping. Cos'è? L'air camping è la tenda sopra al tetto delle macchine, niente. Vedi? Quella molto che si carina mette l'idea sopra. Del camper, dopodiché adesso certo, per tornare poi in un quadro di... No, ma è seria, non è una battuta, cioè è una realtà. È una realtà, voglio dire, il tema dell'abitare è talmente complesso che riguarda tutti, perché non solo gli studenti, come dicevo prima, soffrono con questa concentrazione nelle grandi metropoli e quindi l'innalzamento spropositato dei prezzi, ma anche le famiglie, anche i lavoratori che decidono. Milano è una città che espelle. Milano è una città per la quale una famiglia con un reddito medio oggi un mutuo, se lo può permettere, se lo può permettere nell'ultima stradina prima del paese, prima di San Donato Peschiera, dipende dalla parte sud-est, nord-ovest, eccetera, eccetera, forse. Ma tendenzialmente una famiglia oggi di un reddito medio deve, se vuole acquistare, può andare a 50 km. Non può comprarla a Milano, quindi c'è questa tendenza, che è una tendenza, però ce lo dobbiamo dire in maniera chiara, che è stata acuita da questa attrattività che Milano ha, che da un certo punto di vista è un dato fantastico, perché vuol dire che Milano è una città dinamica, di lavoro, di opportunità. Dall'altro punto di vista però attrae troppa popolazione temporanea, il che vuol dire che è popolazione che o per business o per studi starà qua mediamente 3, 4, 5 anni, e il che fa rendere chiaramente il proprietario di casa goloso e può tendenzialmente alzare il canone della locazione. E questa la dinamica, ce lo dobbiamo dire, altrimenti anche qui ci mascheriamo davanti a una realtà. Il tema è che non possiamo soffocare questa Milano dei proprietari che ha la legittima aspirazione al profitto, e dall'altra però dobbiamo creare con il patrimonio che abbiamo a disposizione le condizioni per quelle fasce reddituali che soffrono. E quindi ha ragione Elisabetta Strada quando dice ci sono tanti alloggi sfitti di patrimonio pubblico che devono essere rimessi sul mercato in maniera immediata. Io sono, ripeto, non per sottrarre il patrimonio SAT, che vuol dire SAP, scusate, servizi abitativi pubblici, alle famiglie, ma quel patrimonio che non puoi dare alle famiglie perché è sotto soglio o perché è non ristrutturato, magari da dare a qualche fondazione, magari da dare a qualche università che si fa carico dei costi di ristrutturazione e chiede allo studente, alla famiglia dello studente, un tot mensile che possano rientrare. Allora, devo interrompermi un attimo, andiamo in pubblicità, dopo vediamo che c'è una nuova categoria a Milano, perché il reddito medio non esiste più ma è stato sostituito. Vediamo se anche voi vi sentite parte di questa, tra poco. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa. Gli italiani mai così poveri, questo è un dato di fatto, sono quasi 6 milioni di indigenti e tra l'altro proprio a Milano, concentrandoci in queste zone, c'è una nuova classe, che è una classe che è stata definita di poveri autoctoni, cioè è quella di cui tu parlavi all'inizio citando gli affitti, quelli che non sono così
poveri da avere gli aiuti statali, anche perché le fasce di reddito ISEE sono veramente molto molto basse, ma allo stesso tempo non hanno sicuramente i mezzi per permettersi gli affitti di oggi, lo stile di vita di oggi. E allora qual è la soluzione? Che queste persone in parte si spostino, almeno cioè, nell'Interland. Il fenomeno, c'è un fenomeno sociologico, che lo dico, si chiama gentrificazione. Quando c'è questo accumulo, diciamo, nelle grandi metropoli di opportunità, lavoro, eccetera, eccetera, c'è parimenti il fenomeno della concentrazione dei redditi, che espelle in automatico quei redditi che citavi prima, che sono lì lì per essere popolari, ma un filo troppo, e quindi non accedono a tutte le agevolazioni dell'edilizia residenziale pubblica, e quindi stanno in questo limbo di mezzo dove per campare a Milano è impossibile pensare di andare in affitto. Il mutuo non lo possono fare perché certo, magari hanno appena iniziato a lavorare o perché non hanno le garanzie sufficienti, e quindi sono costrette ad andare a tot chilometri. Quindi quando dicevamo che servono delle politiche immediate, anche gli spostamenti, anche i mezzi pubblici, anche la mobilità fa la sua parte, perché non possiamo trascurare il fatto che andare ad abitare a San Donato sia dignitoso come abitare a Milano, e però il collegamento tra San Donato e Milano deve essere, per chi lavora a Milano, deve essere facile, deve essere attrattivo. Quindi ci sono una serie di cose che possono fare tutti i livelli istituzionali. Secondo me c'è sempre la tendenza al tifo, no? Da una parte diciamo è tutta colpa di là, dall'altra parte, se, soprattutto se un livello governa il comune e l'altro governa la regione, l'altro governa il Parlamento, tendiamo a darci la colpa. Sediamoci a un benedetto tavolo, perché di cose da fare ce ne possono essere anche immediatamente. Certo, servono le coperture finanziarie, ma se facciamo subito tutto quello che abbiamo a disposizione di fare, sicuramente non domani, non dopodomani, ma tra 3 giorni riusciamo anche a pensare a delle manovre espansive per questo ceto, che è la vera urgenza, la vera emergenza di questo secolo, oserei dire. Anche perché, Strada, cosa succede? Che magari una prima dichiarazione uno, insomma, prende in cassa quello che trova, la seconda dice: ma sai cosa c'è, che io ho sforato per 2-3 mila euro, non sono povero e non ho gli aiuti. E allora quei 2-3 mila euro, quando possibile, li prendono in nero, non pagando le tasse, non agevolando tutto un processo che invece è d'obbligo, perché poi come facciamo a lasciare, okay, no, ognuno la propria coscienza, scusa, personale? Aggiungo questa cosa, che poi c'è anche il paradosso psicologico per cui chi dimostra di avere pochissimo o niente riceve giustamente tanti aiuti, chi invece tende a tirare la carrettina col proprio stipendio e non riceve nulla si arrabbia con chi riceve qualcosa e non ha niente. Sì, che non, quindi è giusto, c'è anche un conflitto sociale. Sì, che una guerra tra poveri. No, sono d'accordissimo. Io mi ricordo che quando facevo anche presidente della commissione educazione e consiglio comunale, cioè affrontavamo anche tutto il tema delle rette, dei nidi, delle scuole materne, no? Che ci sono tutte le fasce, ma poi alla fine la fascia più elevata c'erano dentro, magari c'ero dentro io, ma c'era dentro anche Berlusconi, cioè che tu dicevi, forse c'è, adesso c'è un po' di differenza, no? Cioè nel senso che comunque sia, a volte appunto la fascia media, se ha poi più figli, viene più martoriata di altri, perché comunque non ha la generazione, cioè tra essere poveri e tirare la carretta, sono d'accordo, a volte comunque fai fatica e non hai aiuti. Io volevo fare anche però un'altra considerazione, cioè è vero che oggi come oggi molti giovani, ma io dico anche molti della mia età, che magari abitavano in affitto e devono comprare casa, quindi non vendono, non partono da una vendita di un appartamento, ma iniziano a ragionare su comprare casa, vanno fuori Milano, perché Milano è improponibile. Cioè se tu non hai un appartamento da vendere, è inutile che inizi a ragionare su comprare una casa a Milano, perché hai dei mutui che pagheranno anche i figli dei tuoi figli, ma più che altro sono eterni. E invece abbiamo tutto un tema anche, ad esempio, che non danno mutui, perché oggi come oggi noi abbiamo non solo dei giovani che magari non hanno le garanzie, ma anche quelli che hanno la mia età, magari non hanno più un lavoro fisso, lavorano in autonomia, si stanno avvicinando e quindi non hanno le garanzie. Io credo che dei ragionamenti andrebbero fatti anche con il sostegno
ai mutui e credo che le istituzioni dovrebbero diventare garanti, soprattutto per i giovani. Perché se oggi un ragazzo inizia a pagare un affitto, no? Cioè lui con quella stessa cifra si può pagare il mutuo, ma non glielo danno. Allora ci deve essere l'istituzione che faccia da garante con le banche, fare dei fondi, delle borse ad hoc, proprio per fare questi percorsi di agevolazione ai ragazzi, ai giovani o anche ai meno giovani, ma in questi percorsi, perché se no poi il problema non lo risolvi, anche qui puoi risolvere il problema dei carri affitti, perché invece che pagare un caro affitto pago un caro mutuo, ma almeno poi a un certo punto la casa è mia. Sì, lì bisognerebbe anche capire, e lo faremo ovviamente, ci prendiamo l'impegno, perché le banche ormai non concedano più i mutui come un tempo, nel senso che l'affitto abbiamo capito che sono triplicati gli sfratti perché la gente era insolvente. Probabilmente anche le banche stesse, mi chiedo, avranno dei dati del genere per non concederli più, perché effettivamente è diventato veramente molto più difficile. Adesso mi fai fare la parte di quello di sinistra e la faccio, perché ogni tanto io sono un socialista liberale in questa forma così che non va più di moda, però le banche chiaramente si adeguano a una precarizzazione della società, per cui c'è un sistema di accesso al mercato del lavoro che è molto meno tutelato rispetto agli anni passati, in cui comunque avere un contratto a tempo indeterminato negli anni immediatamente a ridosso del 2000 era un conto. Avere un contratto a tempo indeterminato di un anno oggi è una garanzia nulla praticamente, se non equiparate ai contratti precari di inizio secolo. Quindi c'è, come dire, abbiamo trasformato il mercato del lavoro italiano, che probabilmente era troppo ingessato e quindi bisognava fare delle correzioni, ma non abbiamo dato le necessarie tutele all'accesso all'abitazione, eccetera, eccetera, che altri paesi che hanno una legislazione sul lavoro molto più fluida, i paesi del nord, ad esempio, hanno. La Svezia, faccio un esempio così sì. Ormai tutti parlano della Svezia. Emblematico, sì. Il mercato popolare della Svezia è entro i 70.000 euro l'anno. Sì. 70.000 euro l'anno vuol dire che hai agevolazioni all'affitto e hai dei contributi al mutuo molto più sostanziosi di quelli italiani. Perché? Perché c'è un mercato più precario, ma c'è anche una forma di tutela. È il nostro stato sociale che andrebbe rivisto totalmente. Purtroppo noi abbiamo una tendenza a garantire dei privilegi, a non estendere le tutele e a lasciare alla discrezione del mondo privato tutto il resto, tutti gli altri aspetti. Vi devo, ahimè, interrompere, perché dopo la pubblicità avremo un nuovo ospite. Grazie a Elisabetta Strada, collegata con noi, Movimento Milano Civica. Alla prossima, grazie anche a te, Oscar Strano, Lega. Non andate via, ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Bentrovati con le news dal settimanale Credere, saluto e ringrazio qui con me il direttore del giornale, Don Vincenzo Vitale, bentrovato. Buongiorno Stefania e buongiorno a voi telespettatori. E telespettatori che sono molto curiosi, perché abbiamo annunciato che ci sarebbe stato questo profondo restyling con anche delle sorprese proprio per loro, e quindi partiamo dalla copertina. Sì, e esordiamo col nuovo corso con una bellissima copertina dedicata a Alessandro D'Avenia, lo vedete a video, e il prof scrittore, come l'abbiamo chiamato. E adesso sapete che è in edicola già da qualche tempo con un libro che è basato sull'Odissea, Resisti cuore, e a partire da questo classico capolavoro che lui spiega ai suoi ragazzi, spiega anche come si suddividono i ruoli tra di loro nel leggerli in classe, ha riletto la sua vita, dice che ha riscoperto la sua Itaca e che è stato un viaggio dentro se stesso, cioè attraverso questa opera. Lui ha riletto anche la sua recente esperienza, si è sposato, sapete, era un consacrato, ha rimesso in discussione questa scelta e ci racconta in modo originale, come lui sa fare, anche con un pensiero profondo, come questo è stata una scelta, diciamo che ha scoperto cos'è la fede per lui, no? Mettere in discussione una scelta
non vivere, diciamo, dettami e regole, ma Dio che ti guida a trovare te stesso, il tuo destino, e realizzando la tua vocazione, ma attraverso quello che tu sei. Insomma, lo dice in modo veramente, fa riflettere, molto ricco, molto denso, ma insomma una bellissima rilettura, penso che ci farà bene. E intanto noi vediamo anche tutta la nuova veste grafica, che comprende anche le notizie che continuate a trattare di attualità, con insomma il compito che voi avete, che noi gradiamo molto, di rileggere anche l'attualità e di comprendere alcuni argomenti forti come la guerra in Terra Santa. Esatto, questo è il tema, tra l'altro, di una nuova pagina in cui intervistiamo il direttore di Asia News, che ci aiuta a capire come il Vaticano, che posizione ha in questa guerra, ma raccontiamo soprattutto una vicenda poco nota, che è un villaggio, un'oasi della pace, un villaggio in terra israeliana che ospita famiglie ebree, famiglie palestinesi, quindi musulmane, e anche cristiane. Insomma, un'oasi della pace che è nata negli anni 70, ospita una sessantina di famiglie in cui ebrei, palestinesi, cristiani provano a vivere una riconciliazione, che è proprio quello che manca adesso, ecco, anche per una decennale storia che sappiamo, a partire dal 48, dalla nascita dello Stato di Israele. E ci raccontano come vivono anche questi giorni, ovviamente, dove ognuno ha pezzi di storia, delle ferite legate a conoscenti, amici, parenti che si trovano su un fronte o sull'altro, e quindi anche la fatica di vivere loro quotidianamente, però provano ancora a portare avanti questo ideale concreto di riconciliazione, di convivenza, parlandosi, anche raccontandosi le rispettive sofferenze, i dolori legati a questa vicenda. Insomma, veramente è una profezia un po' di una, come dire, di una pace possibile, ecco. Grazie, e nel nuovo numero ci sono anche tante nuove rubriche, allora proviamo a scoprirne qualcuna insieme, come quella della giovane teologa Deborah Sutera. Sì, ci propone una rubrica intitolata Ultima Generazione, che prova a fare un po' un ponte tra noi adulti, diciamo così, e il mondo dei giovani, soprattutto dal punto di vista ecclesiale, che noi vediamo un po' ai margini, facciamo anche fatica forse a leggere il loro vissuto, quello che loro pensano di Dio, della spiritualità, eccetera. Ecco, lei che ha molto contatto con i giovani e insomma sta facendo una sorta di inchiesta tra di loro, ci porta un po' l'attenzione sul loro mondo, sulla loro interiorità. Poi c'è la rubrica di Don Alessandro De O, che ci parla di quella che voi avete definito la grammatica della spiritualità. Sì, in realtà lui ci racconta la sua esperienza, sì, di spiritualità in prima persona, attraverso piccoli pezzi della sua esperienza, che lui sa rendere in modo molto, molto sincero. Colpisce, direi, proprio l'originalità e la sincerità del suo tono, ma ci interpella su, ecco, la prima puntata è sull'amicizia, che non riflette sul tema delle amicizie, no? Fa parte del vivere di ciascuno, e in questo getta un po' dei piccoli semi dello spirito che ci aiutano a rileggere la spiritualità anche in modo più concreto, insomma. Poi c'è la rubrica della giornalista Monica Mondo, che si intitola Prima di tutto, anche questa è una novità. Sì, Monica Mondo da TV2000, giornalista e conduttrice di TV2000, ci aiuta anche lei un po' a rileggere questioni di attualità. In questo caso ci racconta anche lei una cosa legata alla Terra Santa, a un piccolo villaggio dove vivono i fratelli dell'Annunziata, che vivono in pace e stimati dai musulmani da cui sono circondati in senso buono. Ecco, e anche lei affronterà di settimana in settimana una cosa legata, diciamo, un po' ai nostri tempi, all'attualità, con uno sguardo diverso, che è quello che caratterizza un po' quello cristiano, no? Esatto, e poi Credere tutte le settimane, ricordiamo che propone un commento al Vangelo, che sì, è una delle chicche. Sì, c'è l'originalità di essere forse l'unica rivista nazionale che propone sia il rito romano che il rito ambrosiano, che sono due ordini di letture distinti, con commentatori distinti, e insomma, e con un commento ricco, perché non c'è solo la domenica ma proprio tutta la settimana. Ecco, allora, prima di approfondire nuovamente, vediamo anche insieme lo spot che sta girando, che così commentiamo proprio con il direttore qui con noi. Credere, il settimanale che racconta la gioia della fede, compie 10 anni e si rinnova. Nuova grafica e nuovi contenuti. Grandi storie, i fatti alla luce del Vangelo, rubriche per crescere nello spirito. Vivi l'avventura della fede con Credere, in edicola in parrocchia al prezzo speciale di 1 euro.
Ecco, tra l'altro c'è anche il prezzo speciale che devo dire che per noi che compriamo è sempre interessante. Avete fatto un regalo anche ai fedeli lettori. Certo, per venire incontro e promuovere quello in cui noi crediamo. Ecco, se avete sentito l'avventura della fede, noi raccontiamo un po' la fede incarnata, no? Nelle storie di persone in carne ed ossa, con la loro vita, con la loro... con gli aspetti luminosi, come anche a volte con le loro fragilità, debolezze con cui tutti ci scontriamo, no? E raccontare questo giornalisticamente è una bella sfida, perché la fede non è solo dottrina, ma è vita incarnata, vissuta, insomma. Ecco, nuove grafiche, nuovi contenuti, nuove rubriche, insomma, da non perdere, grazie a Don Vincenzo Vitale. Ecco, e ora farei entrare qui con noi Luciano Rindone, che ci presenta Resti Qui, che ci presenta la parte dedicata al calcio, e ora entriamo dentro una crisi del Milan. E non solo. Che non è solo quella, ma sicuramente è profonda. Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Sì, parleremo naturalmente del Milan, in retroscena, su quello che è il momento dei rossoneri, soprattutto all'interno dello spogliatoio, dopo le dichiarazioni di Capitan Calabria, le scelte tattiche di Pioli. Avremo modo di parlare con Monica Colombo, Emanuele Gamba di Juve, Daniele Vitello di Inter, Fabrizio Carcano dell'Atalanta, che ieri ha giocato in Europa League, si è fatta raggiungere, insomma avremo modo anche di aprire la giornata di campionato molto importante con dei big match: Napoli-Milan, Inter-Roma, il ritorno di Lukaku a San Siro. Sei pronto per questa puntata? Siamo pronti, finché siamo qua, siamo pronti. Va bene, grazie. Allora, io lasciatemi risalutare nuovamente e ringraziare il direttore di Credere, che ci ha presentato tutto il nuovo restyling. Da voi e grazie ancora. Un saluto a te Luciano Rindone, a voi che ci avete seguito, buon proseguimento, ciao.